Allora, siamo stati al di più discount. Oggi vogliamo farvi vedere alcune cose che abbiamo acquistato. Ho il suggeritore, la nostra regia, ho Massimo alle spalle che mi dirà i prezzi. Allora, abbiamo preso della Pedon questi semi di chia, salvia ispanica. Li abbiamo pagati 2,49 euro. 2,49 euro. Io ripeto, non so se voi sentite, comunque per sicurezza Di ripeto. la quantità. Quantità, allora, 150 grammi. Poi abbiamo preso questi semi, fantasia di semi da mettere ad esempio nell'insalata. 1,99 euro. 1,99 euro. State vedendo voi direttamente l'etichetta, quindi sapete già cosa c'è dentro. E sono 250 grammi. Queste noci, un saccone proprio. Tante Le noci noci. bruciate 200 grammi. 3 euro. Ok. Poi abbiamo preso degli spaghetti, che domani vogliamo fare gli spaghetti al pesto. Infatti adesso vi facciamo vedere che pesto abbiamo preso. Della Bioricchi. Ecco Spaghetti qua, costano 79 centesimi. 79 centesimi, ok. Abbiamo preso questo pane integrale perché stasera vogliamo, con quei salumi vegetali che stiamo comprando all'Ecu, se guardate qui tra i video indietro abbiamo trovato questa novità all'Ecu Discount di questi salumi vegetariani però, non sono vegani. Vogliamo provare a fare dei toast, dei toast proprio classici al prosciutto con la sottilezza. E allora abbiamo preso questi sandwich integrali, non c'è l'olio di palma, abbiamo già guardato, vabbè, c'è l'olio di colza, pazienza. E il prezzo Adesso intanto. €1,19. Ok, 1,19, 750 grammi. Poi, allora, su questi non mi soffermo più di tanto perché vogliamo fare un video assaggio, una novità bomba. Certificati vegan ok al discount di più, al tofu e alla soia. Basta, chiusa parentesi. Quanto? 2,69 euro. 2,69 euro l'uno. Ne parleremo in un video assaggio. Se lo volete, scrivete qui sotto, scrivete un commento. Quanti grammi? 180 grammi l'uno. Allora, questi ovetti che mi ricordano tanto una vlogger che quando fa il video dei prodotti finiti, due prodotti sì, uno no, sono ovettini di cioccolata, cose così. Mi fa tanto, tanto buffo, tanto simpatica l'Erika Auricchio. Quanto gli abbiamo pagati? Un chilo Un di ovetti. chilo di ovetti, 4,99 euro. 4,99 euro. Ok, questi non so se arriveranno a Pasqua. Speriamo di sì perché li abbiamo comprati per quello. La feta, che ogni tanto noi facciamo un'eccezione, sapete che siamo vegetariani tendenti al 1,79 euro. vegano, 1,79 euro. Però mi diceva la nostra amica Patrizia Weyer, che vive in Svizzera, diceva che la feta, se ricordo bene, cioè tutti i formaggi di capra, diceva, ah no, era il pecorino, che non si usa il caglio animale. E quindi forse anche la feta. Mi sembrava che diceva anche della feta. Sì, ci sono molti formaggi in cui non si usa il caglio animale. Sì. Ok. Stavo guardando se riuscivo a capire qualcosa dall'etichetta. Comunque. Poi, questi yogurt di soia li abbiamo già provati altre volte, della Soya Life. Noi di solito compriamo quelli dell'Ecu, ve ne abbiamo già parlato, quelle poche volte che andiamo al di più. Ok, Comunque costano 1,85 euro 4. 1,85 euro 4, sono molto buoni, vero? Buonissimi. Rispetto a quelli dell'Ecu, Hanno più o meno ugualmente buoni. lo Ok. stesso gusto, Vabbè, quindi dei Ravanelli, anche se non diciamo il prezzo, non importa. 75 75 centesimi. centesimi, comunque mi stanno dicendo. Avete già visto un video di snack sani dedicato a questi spicchi di mela, Metterò il quindi link. se volete la descrizione guardatevi quel video,
Però vi diciamo il prezzo, che nel video non ho detto. Li abbiamo pagati 79 centesimi. 79 centesimi. Okay. Poi magari metti il link del video. Ok, sì, sì, vi metto il link. Questi bio back al sesamo, eccoli qua. Ma che sono buonissimi. Sono buonissimi, sì. È vero. Sono costa 1,29 €. Ok, e come vedete sono vegani e sono sanissimi, cioè gli unici ingredienti sono la farina di segale, il sesamo e il sale marino, basta. Sono fantastici, sono buoni. Sempre della Soya Life, allora, questi burger di soia alle verdure. 1,99 €. Sono vegani, sì, esatto. Le cotolette, qui dice vegetariane, andiamo tra gli ingredienti, sono vegani anche quelli. Dice vegetariane, ma in realtà sono vegani, sì. Ok, bene, il prezzo è sempre quello. Poi abbiamo preso del basilico fresco, senza, no, scusate, del sugo, del sugo al pesto al basilico. Per condire gli spaghetti domani, ci sono togli gli spaghetti. Senza aglio, 1,59 €. E infine, che io adoro, io vivrei di cavoletti di Bruxelles. 350 grammi, 1 €. Ok, abbiamo finito con questa spesa al di più. E adesso prepariamo la cena, i nostri toast. Ciao ciao. Ciao anche da Massimo. E da Robin, il nostro robottino che pulisce il pavimento, non so se si sente ciao in sottofondo. Ciao ciao, e da Kitty naturalmente. Eh sì.